Non so se si vedono i fulmini dietro di me o si sentono i tuoni. Io sono uscito col cane senza ombrello. Se dovesse iniziare a piovere, mi farò una doccia. Questo per parafrasare che cos'è la cyber security. È uscire con diversi indizi che potrebbe piovere, ma senza portarsi l'ombrello. Sappiamo benissimo che i rischi ci sono, ma non ci portiamo l'ombrello. E quando poi ce ne rendiamo conto, ormai ci siamo fatti la doccia. Ehi bella gente, benvenuti su No Panic. Nel video di oggi vedremo cosa significa cyber security e perché dovrebbe essere un argomento interessante per ognuno di noi. Cyber security di fatto non vuol dire altro che sicurezza informatica, che si traduce in tutte quelle in inglese best practice, quindi buone regole, diciamo, che servono a prevenire oppure ad affrontare una fuga di dati, un furto di dati, anche semplicemente una perdita di dati. Prevenire soprattutto perché si tratta appunto di evitare che qualcuno rubi i nostri dati oppure acceda ai nostri sistemi per sottrarci dei dati e magari chiederci un riscatto nei casi peggiori, ma questo succede soprattutto con le aziende. E la cyber security di fatto è sempre stato un argomento un po' relegato più alle aziende che al singolo individuo. E allora perché dovrebbe interessare ognuno di noi? Beh, molto semplicemente dovrebbe interessare ognuno di noi perché ormai non possiamo esimerci dall'utilizzo di strumenti digitali e dall'utilizzo di dati digitali, dall'avere dei dati digitali. Lo smartphone ormai è diventato un'estensione quasi del nostro braccio perché ci serve oltre che per lo svago anche per qualsiasi altra cosa. Se dobbiamo accedere ad un sistema su internet, richiedere una ricetta medica, prenotare qualcosa, un ristorante, una visita, a volte anche per questo tipo di attività dobbiamo passare dallo smartphone o da un computer. Purtroppo la tecnologia negli ultimi anni è andata velocissima, mentre la formazione e l'informazione sul buon uso della tecnologia è rimasta ferma o è stata praticamente inesistente. E quindi con questo video voglio iniziare una serie dove cercherò di aiutarti, di aiutarvi ad affrontare meglio la tecnologia e a proteggere meglio i vostri dati personali, i vostri account, insomma la vostra vita digitale. Perché mi rendo conto che appunto c'è pochissima formazione e anche pochissima informazione su quelli che sono i rischi e soprattutto su quelle che sono le buone pratiche oppure le soluzioni quando si è appunto esposti a un determinato rischio. In primis, come proteggere meglio i nostri account, perché sono sicuro che la maggior parte di voi, scrivetemi se non è così, utilizza la stessa password o una password molto simile per tutti gli account che ha. Mi rendo conto che sia difficile ricordare una password diversa per ogni account, ma c'è modo di farlo con un password manager ad esempio, e di questo parleremo in un prossimo video. Per cui iscriviti al canale, spunta la campanella perché i video di questo canale sono sempre stati incostanti e probabilmente continueranno ad esserlo, per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video che usciranno e soprattutto per supportare la divulgazione informatica che No Panic ormai da 4 anni, quasi 5 tra un po', cerca di portare avanti con incostanza, ma sempre cercando di dare una mano. Spero che questo video già anche ti sia stato utile e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! E le dubbio spegni e riaccendi!